Noi abbiamo posto una questione, abbiamo posto la questione delle garanzie, perché se il Senato non c'è più, allora si dovrà eleggere in un altro modo il Presidente della Repubblica, si dovrà difendere la Corte Costituzionale, ma se il Senato non c'è e non esercita questa funzione di garanzia, per esempio con un suffragio universale, un'elezione con la proporzionale per essere contrappeso rispetto a una Camera eletta con il maggioritario, allora non capiamo qual è più il senso di questa operazione. Abbiamo posto la questione dell'elezione diretta perché ci sembrava simbolica. Questo sondaggio dice che la gran parte degli italiani, se il Senato deve rimanere, preferiscono che sia eletto direttamente. Mi pare di buon senso, no?